Ciao anime belle e benvenute in un nuovo video giardiniamo. Naki, cosa hai in testa? L'enne. Ho l'enne in testa, sembro un preservativo. Sì, me ne rendo conto, ma what to do, this is how I look right now. E voglio farvi vedere un po' cosa faccio oggi. Ecco, i cani sono partiti, quindi ora abbaieranno. Sono entrata un attimo in casa a mettermi davanti di zanzara perché mi sembra una cavolaia. Che so che non dovrei essere troppo felice di vedere le cavolaie perché si stanno a mangiare tutti i miei cavoli, devo mettere la rete. Però sono carine. Allora, dicevo, le zanzare sono più cattive, mi sembra, in questo momento che sta finendo la stagione, quindi loro probabilmente iniziano a morire e diventano ancora più cattive. Tremende. Comunque, oggi cosa voglio fare? Ho anche le mani arancioni per le... Voglio piantare un po' di bulbi. Voglio piantare una budleia bellissima che ho comprato. E magari mettere anche la rete. Per le cavolaie, sarebbe una cosa che è ora di fare. Ora vi mostro. Allora, contro i miei panni stesi c'è questa bellissima budleia che io la chiamo la pianta delle farfalle. È una pianta che attira tantissime farfalle e impollinatori. Quindi ho deciso di piantarla e voglio piantarla dove ci sono le piante aromatiche, perché diciamo che è quel punto lì in cui, cioè, si vede proprio l'edificio dietro. Non mi piace, vorrei metterci tutti dei cespuglietti e quindi dovrò forse spostare la menta per metterla. Però va bene, adesso valuto. Poi ho comprato, madonna, mi faccio troppo ridere con sta testa. Ho comprato una serie di bulbi che voglio piantare e a primavera sarà una sorpresa perché non mi ricorderò dove ho messo cosa. Ho dei bulbi di tulipano che mi ha portato mio cugino da Amsterdam e poi ho comprato diversi bulbi di narciso che sono tra i miei preferiti e poi ho preso dell'allium e ho preso anche degli altri tulipani. Quindi ora li distribuirò in giro per il giardino, sempre nei lati, eccetera, perché sennò Raja e Chandra le calpestano. Guardate, praticamente scavando ho trovato una larva di un qualche coleottero. Guardate che bella. Adesso la rimetto in terra. Bellissima. Stupenda. Buongiorno, è passato qualche giorno dall'ultimo pezzetto di video. Oggi mi sto dedicando a fare un po' di potature, nel senso che durante l'estate non ho mai tagliato l'erba, un po' perché volevo lasciare i fiori per gli impollinatori e un po' perché l'erba lunga rimane verde, mentre tagliandola corta si secca perché fa troppo caldo, insomma, a meno che non si dia da bere ogni giorno, ma io non voglio dare da bere a tutta l'erba ogni giorno, non ho un sistema di irrigazione. E poi le piante sono cresciute a dismisura, quindi devo un po' potarle. Scusate la mia faccia, ma c'è una luce strana. Quindi, allora, siccome avevo preso al Lidl tipo un robino per tagliare l'erba, tipo un piccoletto, un cosetto piccolo, però mi si è scaricata la batteria e non ho il caricabatterie perché sono mesi che lo chiedo e non ce l'hanno mai. Quindi ho ordinato un tagliaerba manuale, visto che tanto io non ho tanto spazio, cioè appunto lo userò tipo 3-4 volte l'anno, insomma non è che lo devo usare chissà quanto, quindi anche se sarà un po' faticoso usarlo è ok, tanto il mio giardino non è tanto grande, mi arriva domani. Quello che sto facendo oggi è sto cercando di potare tutte quelle piante troppo alte per tagliarle col tagliaerba, sto potando il gelsomino, la vite, tutto a cesoia, quindi ora vi mostro. Vedete, questa è la situazione un po' giungla selvaggia, che a me piace molto, però visto che stiamo approcciando l'autunno, è il momento di fare un po' di potature. Penso che lascerò il gelsomino che si arrampichi su per di lì, mi piace molto, però poi invece tutti i viticci, diciamo, che vengono in fuori li taglierò. Raja è un po' perplesso. Poi ho tagliato l'erba qui, l'ho tagliata appunto con quella specie di robottino che poi mi si è scaricato. Vedete che sotto è secca, cioè se io l'avessi tagliata corta sarebbe stata secca tutta quanta, invece la maggior parte è verde, cioè è secca soltanto nelle parti in cui era diciamo molto lunga e quindi la parte della pianta verde era quella sopra, adesso ricrescerà comunque. E questa zona qui la vorrei tenere corta, penso, l'anno prossimo, per fare comunque una zona in cui giocare con i cani, fare un po' di attività con loro, mentre il resto del giardino la lascerò crescere per gli impollinatori.
ho raccolto tutto quello che rimaneva nell'orto dalle piante estive che ho tolto. Un peperone e una mini melanzana ce l'abbiamo, e un ravanello, e poi tutti questi pomodori. Alcuni sono verdi, ma li lascerò maturare al sole, e gli altri sono rossi. Yay! In quella che voleva essere, diciamo, la patch delle zucche, in realtà c'è solo una zucca che sta andando avanti, ma che ha camminato parecchio ed è tutta per di là. Purtroppo anche lei è ammalata, quindi ci sono un paio di zucchette minuscole, non so se matureranno sinceramente, però la pianta sta crescendo e poi ne ho una in quel vaso. Allora, qui sono rimasti dei tagete, un finocchio, una pianta di mais blu che sta crescendo. Ho deciso di piantare anche dei piselli e dell'aglio, visto che siamo a ottobre. Ho letto che i piselli si possono piantare adesso e a primavera produrranno prima. Vediamo se non fa troppo freddo, altrimenti pace, li ripianterò. E poi pianto anche dell'aglio, che poi sarà pronto la prossima estate. Li pianto, mi raccomando, con la punta verso l'alto e singolarmente. Bonjour! È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho fatto un update, perché fa freddo e piove, quindi non sto lavorando tanto in giardino. Ma oggi mi è arrivata una cosa che voglio assemblare con voi, anche se fuori piove, quindi forse non è la giornata migliore per fare questa cosa, ma ho voglia di farlo. Mi è arrivato Clovi, che è un sistema di coltivazione in verticale, una sorta di orto verticale, è di Hexagrow. Li ho contattati io perché avevo visto questo prodotto e mi interessava molto provarlo, perché mi piace l'idea di poter proporre, diciamo, diverse soluzioni di coltivazione anche a chi non ha la fortuna che ho io di avere il giardino. Quindi questo, cioè Clovi, è un sistema di coltivazione che occupa veramente poco spazio e si può usare anche in casa o in terrazzo. Quindi sono molto curiosa di assemblarlo, e tra l'altro è fichissimo perché è molto automatizzato, quindi anche per la questione irrigazione eccetera, se andate via tanto tempo c'è una pompa di... è un sistema di coltivazione in idroponica o aeroponica, si può usare in entrambi i modi, devo un po' studiarmelo, però ecco, cioè se voi andate via non avete bisogno che qualcuno venga a dare le piante, questa cosa è molto bella. Quindi ora sto cercando di capire qual è il punto migliore per posizionarlo, perché voglio posizionarlo fuori, ma deve essere comunque vicino a una presa di corrente. Ne ho una qui, però non so se ci starà. Vabbè, comunque intanto inizio ad assemblarlo e vi faccio vedere, poi capirò dove metterlo. C'è il diluvio universale, ma io sto andando avanti col montaggio. C'è il diluvio universale, come notate, dalla mia felpa e dai miei capelli, ma sto andando avanti col montaggio. Ho deciso di posizionare Clovi qui di fianco alla porta, perché è un punto, è a sud... sud-ovest, però qui è sud, quindi prende tanta luce, e sto procedendo col montaggio della parte di irrigazione automatica. Sto connettendo questi tubicini con questi cosini che sono dei drippers, quindi dei gocciolatoi sostanzialmente. Fico. Sai che fico, sto montando il sistema di irrigazione. Io sono pessima con queste cose di solito, di tubi eccetera, ma qui è spiegato molto bene nelle istruzioni, quindi anche se non siete pratici come me potete farlo praticamente, no? Cioè, adesso ne monterò 4 di questi, e questi andranno al centro perché alla base c'è una tanica di irrigazione con una pompa che farà salire l'acqua per questi tubi e poi farà uscire, gocciolare l'acqua nei vari vasi. Che fico! Allora, ho finito di montare Clovi, troppo carino, devo spazzare un po'. Praticamente vedete che in ogni, credo si chiami Clovi perché è un quadrifoglio, no? Ha senso. In ogni quadrifoglio c'è della fibra di cocco che arriva con il kit. E voi direte, ma Naki, ma perché sembra terra? Cioè, come fai a coltivare in idroponica? Perché la fibra di cocco in realtà è un substrato inerte, quindi si può utilizzare per coltivare in idroponica e aeroponica. Infatti insieme al kit arrivano anche due nutrienti, due fertilizzanti che io ho già mischiato nel substrato e che man mano si vanno a utilizzare in modo da fornire nutrienti. Poi questo sistema qui che vedete, praticamente se io lo accendo, non so se lo vedrete, ma inizia a uscire acqua da...
ora voi non lo vedrete, ma praticamente da ogni tubicino gocciola dell'acqua. E questa cosa si può pianificare attraverso un'app che io adesso andrò a scaricarmi, in modo da dare il giusto quantitativo di acqua in modo automatico. Vedete? Che bello! Wow, adesso decido cosa piantarci. Allora, ho alcuni semi che voglio piantare. Aiuto! Le coste colorate, i broccoli, i piselli, i cavoli romani, un po' di nasturzi e del radicchio. Non so effettivamente se tutte queste germineranno, devo controllare effettivamente dietro, perché alcune andrebbero seminate in primavera e estate e siamo a novembre, ma io ci proverò lo stesso e vediamo. Sono passati 84 anni dall'ultima volta che ho filmato una clip per questo video. Tra l'altro, come sono messi i miei capelli, sembro Lord Farquaad di Shrek. Comunque, scusate il sottofondo, ma stanno passando. Dov'è che mi posso mettere senza avere la luce? Comunque, allora, è passato così tanto tempo perché è pieno inverno e quindi in realtà in giardino non sto facendo molto perché fa molto freddo, e quel poco che ho fatto non l'ho filmato perché l'ho fatto nel meno tempo possibile per non congelarmi. Allora, siccome non voglio portare questo video fino a primavera, volevo concluderlo un po' qui, ma allora vi faccio un po' vedere le cose che ho fatto, le cose che ho sistemato, e così poi vi saluto e inizio un nuovo video giardiniamo con altre cose da raccontarvi. Quindi vi faccio fare un po' un giro di cosa ho fatto. Allora, vi ricordate, vi ho fatto vedere come avevo montato Clovi, quindi questo orto verticale. Volevo farvi vedere che i semini sono germogliati, anche se effettivamente non è stato proprio il periodo ideale per piantarlo, però un po' di piselli, qualche cavolo sono germogliati e quindi very good. Sinceramente era più un esperimento piantare queste piantine. A primavera lo ripianterò tutto, perché sicuramente diciamo la primavera è il periodo adatto per piantare i semi. Insomma, comunque anche i cavoli sono piante invernali, ma non vanno piantate in inverno. Però sono molto felice di vedere che comunque volevo un attimo testarlo, capito? Vedere un po' come germogliavano i semi. Tra l'altro, fichissima questa cosa che c'è l'irrigazione automatica, nel senso che io so già che adesso non la uso tantissimo perché fa freddo, quindi la fibra di cocco dura bagnata molti giorni. Per quest'estate so già che programmerò l'irrigazione automatica in modo da non dovermi ricordare di dargli da bere, quindi veramente super. Vi lascio nell'info box il link della campagna su Indiegogo se volete acquistarne uno, cioè sia la versione più piccola come questa qui che ho io, che la versione diciamo doppia, che quindi è alta il doppio. Very cool. Poi qui c'è questa aiuola in cui ci sono dei cavoli che sono cresciuti bene, ma ho piantato troppo vicini e con troppo poco spazio, quindi probabilmente non faranno mai i cavoli, però vabbè. Ho questa bellissima rosa d'inverno che mi piace tantissimo, ma non mi sembra stare tanto bene, non capisco perché sinceramente, nel senso che non ne ho mai avuta una. Lei continua a fiorire, per carità, a tutto quanto, però la vedo, vedete un po' le foglie qua sopra che sono un po', non lo so, sono un po' infelici mi sembra. Se avete consigli sono ben accetti. Questa cuccia, diciamo, che ho trasformato in aiuola. Allora, adesso ci ho piantato anche qui un po' di esperimenti. Ci ho messo un po' di violette che però sono un po' abbattute dal freddo. L'unica pianta che non sta patendo il freddo è la camomilla. Lei è felicissima, cioè proprio. Però insomma, sto anche pensando che potrei piantarci un alberello di fico qui, perché c'è tanto spazio di terra e mi piacerebbe. Quindi ci sto ragionando, ecco, vediamo. E poi, ultima cosa degna di nota è che ho finalmente riempito questo cassone. L'ho riempito durante tutto l'inverno, ci ho messo un bel po' perché comunque è tanto spazio, ho usato cartone, paglia, l'umido sostanzialmente, e poi ho riempito di fibra di cocco, quella che diciamo ho tolto dai ratti, ho fatto il cambio. Devo fare un altro strato di fibra di cocco perché vedete che non è del tutto riempito, però ora della primavera sarà pronto per essere piantato e non vedo l'ora di questa cosa veramente. E siccome ho fatto venire i giardinieri a tagliare la siepe perché era veramente fuori controllo, mi hanno spostato questa carriola pesantissima con questo fico d'India che sto regalando pezzetto per pezzetto, perché sinceramente non mi interessa avere il fico d'India in giardino, cioè ne sto tenendo un vaso, però non mi interessa avere questa grande carriola strapiera, quindi ne sto regalando pezzetti in giro. E poi devo anche considerare cosa fare con questo rosmarino, perché è bellissimo, lo adoro, però mi occupa un sacco di spazio e ne ho già un altro qui. E vorrei fare un altro cassone parallelo come quello, ma non ci sta col rosmarino, credo. Quindi devo un attimo valutare cosa fare da questo punto di vista. Comunque non c'è fretta, lo posso fare anche l'anno prossimo. Poi qui in realtà non ho granché da farvi vedere, nel senso ho spostato questi qua intorno perché non mi piaceva il laghetto così.
vuoto, tra l'altro è ghiacciato il laghetto, e per quanto riguarda i cavoli non erano cresciuti benissimo, cioè sono cresciuti ma anche loro li avevo piantati troppo vicini, e poi diciamo che i miei cani si sono messi a scavare, a fare un po' di casino, quindi non c'è nulla degno di nota. Purtroppo anche questa zona è una zona che devo rivedere, risistemare, perché così sinceramente non mi piace. Anche i pallet con dentro tipo a mo' di compostiera non mi fanno impazzire sinceramente, così in mezzo al giardino, quindi penso che li toglierò. Appena fa un po' più caldo e non mi congelo le mani lavorandoci, penso che li toglierò e farò, cioè questo spazio lo lascerò libero, magari farò un cassone un po' più verso la siepe, devo capire. Quindi ecco, diciamo che ho tante idee, tante cose da fare, non vedo l'ora che faccia un pochino più caldo in modo da poter passare tempo in giardino senza congelarmi e iniziare a fare questi spostamenti, tipo spostare i pallet eccetera, perché così poi quando arriva la stagione in cui posso piantare effettivamente pianto. Tra l'altro la settimana prossima verranno ad alzarmi la rete perché Chandra riesce a scavalcarla, e infatti mi pareva strano non avesse capito che può scavalcarla finora, quindi c'è quest'altro lavoro che devo far fare, poi una volta fatto quello, bene, posso ricominciare a fare tutte le mie cosine varie. Quindi nulla, questo è tutto per il video giardiniamo di questa volta. So che è un video forse un po' confuso, però dai, è un video spalmato su un bel periodo di tempo e ne farò presto un altro man mano che faccio le cose. Quindi grazie per aver guardato questo video, mi trovate anche su Instagram se vi va come naki.earth e anche su TikTok, stesso nickname. Ci vediamo alla prossima, ciao!